Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video dedicato a Fortnite, sabato 21 settembre 2024 e siamo qui come ogni mattina, anche se stamattina molto in ritardo rispetto al solito, per vedere una mappa creativa per livellare velocemente come il sottoscritto. Ma prima di cominciare, due info importantissime. La prima, supportatemi usando il codice creatore ILGIANYT, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che escono e lasciate un like al videozzo qua sotto. Detto ciò, domani, domenica 22 settembre 2024, torneo Coppa ILGIAN, la prima con in palio 1000 V-Buck, 0 build in singolo. Server privati, quindi per tutti gli iscritti al canale la possibilità di vincere 1000 V-Buck in questo torneo personalizzato domani ore 15, mi raccomando. Detto ciò, mappa di oggi 1566 2584 2672, mappa clean 1v1. Startatela in modalità partita privata e verificate che la versione sia la 4.5. Una volta startata la mappa, andiamo subito a attivare il timer che si trova, anzi, prima rampino, e poi qui sopra troviamo il tasto timer. Qui facciamo due basi e qua nell'angolino a destra tasto timer. Fatto ciò, aspettiamo lo scadere e andiamo poi a vedere dove recuperare le chiavi che si trovano qui sotto a sinistra. Scendiamo giù, facciamo due tre basi, una, due, tre, e qua nell'angolino in basso a destra, ecco qui, Get Power Cell, che sono le chiavi che ci serviranno per aprire le secret room di questa run. Una volta recuperate una decina di chiavi, andiamo subito a vedere la prima delle tre secret room di questa run. Quindi saliamo sopra, andiamo in fondo e qui a destra dobbiamo fare 6 basi verso l'esterno. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e poi 5 a sinistra. 1, 2, 3, 4, 5 e qui abbiamo la nostra secret room. Prima secret room, entriamo all'interno e andiamo a vedere il primo secret button XP. Quindi ci giriamo, andiamo verso la struttura e qua dietro questo masso c'è un albero e dove c'è l'albero, qui abbiamo il primo Secret XP button. Eccolo qui, lo clicchiamo e inizieremo a guadagnare i primi punti esperienza di questa run. Scrivetemi nei commenti che livello siete arrivati del questo pass battaglia della stagione 4, capitolo 5 di Fortnite, dedicata tutta alla Marvel. Qui attiviamo lo speed per 2. Sono curioso di sapere se avete già raggiunto il livello 200 o anzi siete, come il sottoscritto, già ben oltre. Seconda secret room, 1, 2, 3 basi, poi 7 a sinistra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e qui abbiamo la secret room. Entriamo e andiamo a vedere il primo dei due secret XP button. Il primo lo troviamo in questa posizione, seguitemi. Mi sono perso, non seguitemi più. Altra scala. Ok, no, sopra, sopra, ok, qui eccolo qua, qui dove c'è il balcone c'è questa pietra, questa W e qui abbiamo il primo dei due Secret XP button. Lo clicchiamo, signori. 620, 620 livelli. Si punta al 700 entro venerdì, anzi entro giovedì sera. Vediamo se ce la facciamo. Penso proprio di sì. Ora andiamo a vedere il secondo secret XP button che troviamo invece in questa posizione. Saliamo le scale, saliamo ancora sopra il balcone, entriamo nella porta.
giriamo a sinistra, destra, scendiamo e qui dove ci sono i barili, ecco qui, secondo XP button. Tanto siamo già arrivati a 140K. Andiamo avanti, andiamo a vedere la terza secret room che si trova esattamente qui dove c'è il cavò. Quindi a sinistra del cavò facciamo 4 rampe e 6 basi. Una, due, tre, quattro e poi 6 basi verso l'esterno. Una, due, tre, quattro, cinque, sei. Qui tasto interagisci e andiamo a vedere il primo dei tre Secret XP button. Allora, dobbiamo andare sopra la scala di sinistra, questa. Perfetto. Saliamo. Saliamo ancora. Saliamo. E qui entriamo nella porta. Ora dobbiamo arrivare all'ultimo piano di questa biblioteca. Quindi saliamo sopra le scale. Sempre più in alto, eccoci qui, e qui dove c'è il baule, a sinistra del camino, abbiamo il primo dei tre XP button. Siamo arrivati a 165, anzi 175K in una sola run. Andiamo avanti. Rientriamo, andiamo a vedere il secondo Secret XP button, quindi saliamo ancora le scale, dobbiamo rientrare nella biblioteca e questa volta andare al secondo piano, quindi primo, scusate qui, prima del secondo, qui abbiamo il secondo XP button e siamo arrivati a 226. K, anzi 230, direi che è un'ottima mappa creativa per livellare. Terzo XP button, questa volta dobbiamo scendere giù sotto, andare qua a sinistra, porta, e qua davanti abbiamo il terzo XP button di questa run giornaliera. Scendiamo giù. Completiamo la run con la Bouncer Room che si trova esattamente in questa posizione. Arena. Scendiamo, dobbiamo andare praticamente da qui, saliamo e qui abbiamo la nostra Bouncer Room. Fatemi sapere cosa ne pensate, mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina, lasciate un like e vi ricordo domani alle 15 il torneo 1v1 Zero Build. Noi ci vediamo stasera in live. Ciao!